Prova. Buon pomeriggio dal Palamasotti di Oderzo per quest'oggi sabato 24 di ottobre. Siamo in diretta dal Palamasotti per la prima partita di quest'oggi. Siamo nella prima giornata della Serie A Benetta femminile. In diretta avremo questo match della prima giornata, Meccanica System Oderzo contro Alibert di Espresso Mestrino. Allora, partiamo subito con le formazioni delle due squadre che scenderanno in campo tra qualche istante. La squadra della Mestrino scenderà in campo con la numero 40 Adelina Pedrini, con la numero 29 Sandro Pagnaro, il capitano numero 17 Angela Cappellaro, con il numero 7 Sofia Casetti, numero 19 Mogliana Demremovic, numero 6 Diana Bobinica, numero 11 Giovanna Lucarini, numero 26 Francesca Lucchin, con la 41 Carlotta Pugliese, con la 77 Maria Dolorita Rau, numero 21 Giorgio Signore, con il numero 30 Ernestina Sima, con il numero 3 Irene Stefanelli e con il numero 14 Sura Sicurani. Nella formazione che abbiamo appena dato lettura, guidata in panchina da Giuseppe Lucarini, ci sono due vecchie conoscenze della palamano della Mechanic System Oderzo, ovvero sia la Carlotta Pugliese e Maria Carolina Auri, che giocava nello scorso tra le file appunto della Mechanic System. Passiamo ora alla lettura della formazione della Mechanic System Oderzo, numero 44 Angela Bartolini, con il numero 23 Martina Biondo, con il numero 5 Diana Brunetto, con 11 la pivot Eleonora Coloreno, con 13 Eleonora Costa, con il maglio numero 9 Giorgio Di Pietro, con 14 Noemi Di Palma, con il numero 20 Arasai Duran, con il numero 4 Anna Gardetta, con 12 tra i pari capitano Barbara Menichin, con il numero 7 della straniera della Mechanic System della norvegese Tina Hoyesvold, con il 33 Alessandra Paraschiva, con il 17 Martina, con il numero 5 il 25 Giugliara, con il numero 8 Mayra Radice, con il numero 34 Francesca Clarini. Le ragazze Alessandro Cavallaro, Massimo Pugliese. Questa dunque la lettura delle due formazioni. In questo momento il classico palamano tra le due formazioni. Siamo in leggero ritardo sulla tabella di marcia, visto che sono le 17 in punto. Il programma di quest'oggi, questa è la prima partita della quinta giornata, a seguire alle 17.30 Ariosto Ferrara Brixen su Pirota, alle 18 Cassa Rurale Pompini a Cassano Magnago, sempre allo stesso orario anche Santarello Cingoli in Padova. Le due formazioni venete, un derby veneto questa del match che si disputa al Palamasotti, arrivano con la Mechanic System a punteggio pieno. Anzi, arriva con la vittoria importante 7 giorni fa in quel di Salerno, mentre la Messina ha una partita in meno, verrà disputata Covid permettendo il recupero e dopo
una buona partenza, ha avuto quel passo falso in casa, dove è caduta tra le mura ad opera del Ferrara. Questo dunque il cammino delle due formazioni, che dunque a punteggio pieno abbiamo in particolare la Mechanic System, che guida la classifica con 10 punti. A seguire è staccato di uno il Nixen Sudirol, che oggi scende in campo con 9 punti, con l'8 la Yomi Salerno, che oggi è ferma causa Covid contro il programma con l'Eric. Numero 7 con 7 punti il Lifestyle Eric, con 6 appunto il Mestrino, però con una partita da recuperare, così come il Cassano Magliago con 4 punti, affiliato con il Guerriere Malo. Con 3 punti Castelvolle Pontigna e Ariosto Ferrara, 2 Leno, 1 punto per Cemento Paolo Moro, 0 punti ancora Santarelli Cingoli. Con me a fianco anche quest'oggi a commentare il match, questo match veneto tra le padovane del Mestrino e le trevigiane della Mechanic System, il coach Andrea Reghelin. Buona giornata a te. Buongiorno a tutti. Prego. Buongiorno a tutti. Prova. Ci sono? Sì. C'era qualche problema tecnico, ero acceso alla cassa della palestra. Allora, sì, il match è interessante tra due formazioni che lo scorso anno sono state ai vertici della classifica. Mestrino appunto viene da una sconfitta, vero, in terra a Ferrara, ma da una grande vittoria in Coppa contro le Ucraine, e quindi è carica moralmente, pronta a dare battaglia nel derby. Perfetto, questa dunque l'introduzione che Andrea Reghelin ha fatto di questo match importante in programma della quinta giornata. Dunque abbiamo innanzitutto la Livesta Mestrino che sta girando palla, siamo fermi perché abbiamo problemi con il tabellone, se non erro, per cui stiamo sempre inquadrando questa fase che dovrebbe iniziare proprio con la fase offensiva, prima fase offensiva ad opera del Alibest Mestrino. Le operazioni al tavolo vedo che si stanno prolungando, perché il problema è proprio far partire il tabellone con il cronometro, che è ancora fermo a zero, e dunque sarà questione di pochi secondi. Non c'è volume. Dicono che non c'è volume. Sorridi. Le due? No, solo questo. Adesso dobbiamo chiudere e far ripartire, perché non mi andrà. Buon pomeriggio. Cosa c'è? Larsen, è un Larsen micidiale, un ritardo unico. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio dal Palamasotti di Oderzo. Come abbiamo avuto modo prima di presentare l'incontro, ma c'erano problemi con i microfoni per agganciare la linea. Proviamo a riprendere in questa situazione un po' emergenziale. Abbiamo già dato la lettura delle formazioni. Riprendiamo con la lettura soprattutto della formazione dell'Alibest Mestrino con il numero 40 Maddalena Cabrini, il numero 29 Elisa Campagnano, il 17 Angela Cappellaro, il 7 Sofia Casetti, il 19 Bojana Jevremovic, il 6 Diana Cobrica, con il numero 11 Giovanna Lucarini, col 26 Francesca Luchin, col 41 vecchia conoscenza della Mechanic System Carlotta Pugliese, col 77 anche qui una vecchia conoscenza, Maria Carolina Rauli, col 21 Giorgia Sabion, col 30 Ernestina Scima, Irene Stefanelli col 3, Sara Zicucchi col 14, in panchina Giuseppe Lucarini, 1 minuto 40 di gioco con il Mestrino, ha sfumato la prima azione, so qui è in seconda occasione per poter andare a segnare sulla porta della Mechanic System. L'attenzione al segnale del passivo con questa palla Rasai Duran, e con questo, con la Duran, noi possiamo anche dare lettura alla formazione della Mechanic System, col 40 Maddalena Cabrini, col 29 Elisa Campagnaro, col 17 Angela Cappellaro, con il 7 Sofia Casetti, col 19 scusate, con il 44 Angela Bardin, con il numero 23 Martina Biondo, col 5 Arianna Brunetti, con l'11 Arianna, scusate, con il 13 Eleonora Costa, col 9 Giorgia Di Pietro, 14 Noemi Di Palma, Rasai Duran col 20 con Anna Gerlenda. Attenzione, un fallo a favore della Mechanic System. Gerlenda, scusate, con Anna Gerlenda col 4, Barbara Merghin col 12. Capitano, interpello velocemente con me Andrea Regalin, che segue con me gli sviluppi di questi primi 3 minuti di gioco. Ancora punteggio 0-0, entrambe le formazioni hanno sprecato le possibilità di gestire palle in fase offensiva. Sì, credo ci sia un po' di tensione, evidentemente la gara è sentita e ci sono stati parecchi errori da una parte all'altra. Adesso Oderzo assegna. Ci ha pensato la norvegese Højsvold col suo mancino a battere dunque questo pallone che ha spiazzato completamente la Luchin in porta, e dunque primo punto per la Mechanic System. Stiamo guardando anche il tabellone, però non lo vediamo muovere per ora il problema, forse il problema che si è presentato pochi istanti fa, con cui l'incontro è partito in ritardo proprio per la difficoltà di aggiornare il tabellone del Palamasotti. Infrazione di passi fischiata dagli arbitri che conducono questo incontro, e dunque il match riprende con possesso palla con le ragazze di Alessandro Cavallaro. Questa dunque è la situazione per il momento. Mechanic System conduce 1-0 e ancora una volta la Højsvold è pronta a concludere in porta, però su di lei un fallo che permette ad opera di Carlotto Pugliese, che permette alla Mechanic System di mantenere il possesso palla. Duran sulla sinistra, scarica sulla Di Pietro, Højsvold rallenta Di Pietro, il suo sottomano completamente fuori porta. Occasione dunque per il Mestrino di rispondere, la Lucarini. Il tiro è stato abbastanza centrale, basso, insidioso, ma Barbara Meneghin è riuscita a respingere. Il pallone rimane in possesso della Libest Mestrino. Scarica sulla Stefanelli, che cerca ancora una volta Lucarini. Lucarini si accentra, cerca di concludere, anzi, no, indecisione fatale. Tanto nervosismo, manca un po' di concentrazione per le ragazze. Ne approfitta la Mechanic System. Pugliara ha questo
possibilità di contropiede ribattuta dalla Francesca Luchin. Dunque 5 minuti e quasi 6 minuti di gioco, punteggio veramente latita, finora una rete segnata finora, vero Andrea? Sì, allora vediamo che Mestrino, come nelle gare precedenti, parte con Angela Cappellaro in posizione di terzino o centrale per poi inserirsi a doppio pivot e giocare con le due buche di fuoco, Stefanelli e Lucarini, e doppio pivot. Ma per ora Oderzo è molto compatto, non lascia spazio alle penetrazioni nemmeno ai tiri da fuori, e costringe Mestrino a un lungo giro di palla ma un po' inconcludente al momento. Sì, è un giro palla inconcludente, ci prova ancora una volta, però la Pugliara ha voluto recuperare questo pallone, però la difesa è in aria, rimane ancora il pallone in possesso dell'Alibel Mestrino, che ricordo è il terzo tentativo per andare a segnare la loro prima rete. Ancora un fischio dell'arbitro, interrompono l'azione prolungata sul quadrante della Mechanic System. Attenzione a un rigore fischiato, c'è stata una chiara spinta sulla Stefanelli, e qui non poteva non intervenire l'arbitro con questa fischiata. Assolutamente rigore corretto, forse Pugliara doveva collaborare maggiormente con Oisvold. E con l'aiuto del palo la Stefanelli, la vice capitano, segna la prima rete del Mestrino. Incontro, come abbiamo detto, finora avaro di reti, dopo 7 minuti e mezzo di gioco, 1-1, questo praticamente il risultato del match, primo match della quinta giornata. Per quanto riguarda gli arbitri, ricordo che sono Zancanella e Testa che dirigono questo match, infatti il fischio di uno dei due ha bloccato l'incontro con una rimessa in gioco da parte della Mechanic System di Pietro, Oyeswold, Duran, Di Pietro, si gioca su questo terzetto, la Pugliara taglia per portarsi terzino e con scioltezza la Duran si esibisce questo sottomano tra le giocatrici del Mestrino per segnare la seconda rete. Molto brava la Lucarini, è riuscita quasi ad arrampicarsi. La Oyeswold cosa recupera? Veramente si è protratta in area, ha recuperato un pallone che sembrava mai perso. Dunque seconda rete del match per la Oyeswold. Un match quasi sembra all'insegna del norvegese questo inizio di Mechanic Mestrino. Sì, Oyeswold è sempre più dentro al gioco e più sicura, sta prendendo confidenza col gioco italiano e col gioco della sua squadra. E prima abbiamo visto un gran gol di Lucarini e anche un grande assist in questo momento. Lucarini che nella gara scorsa ha realizzato 15 reti in Europa, cosa non da poco per una 19enne. Però adesso per l'Alibest Mestrino ci scappa l'occasione per raggiungere nuovamente il pareggio, è il secondo rigore che viene fischiato a loro favore, Lucarini sui 7 metri, di fronte abbiamo come sempre la capitano della Mechanic System, e questa volta il palo ribatte e ancora una volta Lucarini attende il rimpallo del pallone, e questa volta purtroppo per Barbara Meneghin non c'è stata possibilità di ribattere a questa seconda possibilità di tiro. 3-3 dopo 9 minuti, non un match molto entusiasmante ma molto tirato e combattuto. Sì, assolutamente combattuto. In questo momento Oderzo è in inferiorità numerica e quindi cercherà un attacco probabilmente lungo e qualche fallo per far passare un po' di secondi.
in realtà poi Pugliara inventa una rete con un'azione personale. Veramente brava la Pugliara, perché veramente si è girata su se stesso e chiaramente ha messo fuori gioco la giocatrice del Mestrino, che praticamente è andata a farfalle, è andata a concludere per portare nuovamente la meccanica in vantaggio. Una rete di lunghezza, il vantaggio della meccanica dopo 10 minuti di gioco. 4-3 il risultato, molto veloce la Pugliara a chiudere sulla Raoli, che viene condotta fuori campo. Pallone sempre a favore del Mestrino, che cerca di resistere. Di Pietro sfiora il pallone, attenzione al passivo, viene segnalata invasione da parte dell'ala sinistra. Eleonora Costa ci regala questo tiro molto teso che batte la Francesca Lucchin tra i pali. Quando siamo a 11 minuti e 45, due lunghezze separano la meccanica al Mestrino, 5-3 con un tempo che ormai sta per raggiungere i 12 minuti di gioco. Stefanelli centrale, eccola qui che raggiunge palla, cerca la Lucarini, cerca in qualche maniera di allungare sulla fascia sinistra. Stefanelli ancora, Lucarini si alza, il tiro ormai era quasi una telefonata a favore della Barbara Meleghin, e il tiro è stato praticamente prontamente respinto anche questa fase offensiva della Mechanic System. Molto brava la Lucchin tra i pali. Di poco è uscita, sì. Sopra l'incrocio dei pali, dunque sfiorata la rete. Stefanelli, Lucarini su di loro, praticamente si concentrano le attenzioni della difesa Mechanic System, una difesa prolungata alla quale chiaramente gli arbitri non possono esimere questo intervento per il terzo rigore a favore dell'Alibest Mestrino. Sì, corretta anche questa chiamata, anche se hanno consentito un lungo attacco sotto contatto a Lucarini, che è bravissima in queste cose. E quindi concedendo questo vantaggio è giusto il rigore. Vediamo se sceglie lo stesso angolo. No, cambia angolo, perché i due rigori precedenti li ha tirati sulla sinistra della Meneghin. Questa volta ha scelto l'angolo opposto, e dunque una sola rete divide queste due formazioni, che stanno dando vita ha un entusiasmante match quasi punto a punto. Quando stiamo ormai manca un minuto ad arrivare a metà del primo tempo, 5-4 conduce Mechanic System. La Oyeswald si porta centrale, raggiunge il pallone, Di Pietro resiste, su di lei, ecco qui, non poteva esserci anche in questo caso metodo arbitrale simile, anzi corretto, ha lasciato il vantaggio, e quindi la spinta della Cappellaro purtroppo non poteva che scaturire questi 7 metri. L'amico Lucarini protesta perché il fallo è avvenuto sotto passi, ma ripeto, gli arbitri hanno questo metro e lo hanno confermato da un lato e dall'altro del campo. Dunque Arasai Duran, che potrà naturalmente, ha già dato rete una volta in questo match, potrà chiaramente incrementare il suo palmarès. Vediamo Duran, va a indovinare l'angolo più difficile,
perché era l'angolo su cui la Luking la teneva d'occhio, sotto, era sotto sorveglianza quell'angolo lì, è andata a beccare proprio l'angolo più difficile. Sì, diciamo che Luking ha intuito, ma il tiro in caduta di Duran forse un po' la sorpresa, e infatti non è arrivata quel tempo giusto sulla palla. Ancora Mestrino. Prova la Lucarini. Rauli, Lucarini, attenzione al passivo. Stefanelli fa buona guardia. Barbara Meneghin respinge col corpo, dunque la libesta importante ora di Oderzo con superiorità numerica per portarsi a un più 3, che significherebbe una piccola fuga almeno in questo primo tempo. E appunto Oiswold, ancora lei. Fondamentale in questo match la prestazione della Oiswold, che sta sempre più entrando nei meccanismi della Mechanic System. Ormai è la quinta partita che veste la maglia della Meccanica e sta veramente facendo la differenza quest'oggi, si sta dimostrando veramente, nonostante la giovane età, un ottimo terzino destro. Le premesse quando è arrivata c'erano tutte. Chiaramente ha avuto bisogno di qualche partita per integrarsi, ma vedo che velocemente sta crescendo. Ancora Oderzo in superiorità e quindi alla vita facile in questo momento. Lucarini prova ad andare a tiro, però ha indovinato proprio l'angolo che Barbara Meneghin avrebbe avuto difficoltà a difendere. Con l'aiuto del palo butta dentro, Duran resiste e purtroppo non può fare altrettanto Beatrice Pugliara a controllare il pallone che le sfugge al controllo e permette dunque alla Stefanelli ripartire. Resiste anche la Rauli che scarica sulla Stefanelli, voleva chiamare in causa la galoppata della Di Pietro, non si traduce in quel rete sperata, fa buona guardia veramente la Luking che spara e respinge il pallone a bordo campo. È stato provvidenziale l'intervento della Luking in questo momento, proprio su questo contropiede della Di Pietro. Assolutamente, era un contropiede importante, forse andava gestito un po' meglio perché erano in superiorità numerica. Attenzione al passivo, la deviazione della Pugliese permette che Mechanic System rimanga in possesso palla. Naturalmente rimane il passivo. Immagino ora andremo direttamente al tiro. Condurre al tiro o al massimo l'incrocio. Sfortunata. E comunque non è più passivo avendo colpito la traversa. Quindi possono ricominciare con un'azione d'attacco. E Cavallaro arriva a depositare la sua prima richiesta di time out, che arriva esattamente a 18 minuti e 7 secondi con possesso palla Oderzo e con naturalmente il punteggio che vede i locali in vantaggio di 2 reti nei confronti degli ospiti del Mestrino. Anche in questa occasione, nonostante la situazione favorevole, ha faticato parecchio la Mechanic System di fronte a una difesa molto aggressiva dell'Alibest, che cerca soprattutto di spingere distante dalla linea di difesa della propria le ragazze della Mechanic per tenerle più distanti possibili al tiro. Infatti Lucarini penso che abbia come obiettivo tenere più possibile distante la Arasai Duran, che certamente la marcatrice che ha segnato più di tutti in questo momento nelle prime 5-4 giornate della Serie A Beretta femminile. Sì, naturalmente
Lucarini ha studiato bene la gara e ha predisposto appunto una marcatura un po' più alta su Duran, ma tutto Mestrino si sta muovendo bene difensivamente, rapidamente, con compattezza. Entrambe le squadre stanno, il risultato è chiaro, giocando meglio in difesa che in attacco, obiettivamente. Si riprende il gioco, il cronometro scorre 18 e 15 in questo preciso istante, con la Mechanic System possesso palla, gestisce la palla di Pietro, Oyeswold di Pietro, ancora sulla Oyeswold, il suo sinistro, finisce a fil di palo, finisce così questa occasione per la Mechanic System. Riparte il Mestrino con la Stefanelli, non ha fatto molta elevazione, però aveva visto che la Barbara Beneghin si stava spostando sull'altro lato della porta, cercava di beffarla, ma alla fine ha scalfito il palo e il pallone è finito sul fondo. Dunque riparte nuovamente Mechanic System, vediamo se in questa occasione riusciranno nuovamente a incrementare il vantaggio. Due le lunghezze, vediamo se riusciranno a fare il più tre con questa azione di Pietro. Colloredo, su di lei la marcatura stretta della pugliese, su cui praticamente gli arbitri invitano a prenderla via della panchina con i 2 minuti di sospensione. Sì, e la difesa aggressiva su Duran e quel cambio di posto Duran di Pietro ha fatto alzare 2 giocatrici di Mestrino e ne ha approfittato Colloredo con un movimento da pivot in corsa, e poi rigore e sanzione corrette. Luchin para, Luchin tocca e palla sul palo. Molto brava, abbiamo avuto modo proprio di sottolineare durante questi primi quasi 20 minuti di gioco gli importanti interventi della Luchin, che veramente si è dimostrata la giocatrice in più del Mestrino finora. Numerose i suoi interventi, in particolare il contropiede della Di Pietro che ha respinto magistralmente. Luchin è stata ed è ancora nel giro della nazionale, portiere grande, alto, con leve lunghe e sorprendentemente anche veloce per la fisicità che ha. Abbiamo visto 2 doppi passi in giro di pochi secondi, uno commesso dalla Di Pietro e uno commesso dalla Rauli, e infrazioni che insomma pesano nel computo del gioco, perché potevano sia da una parte che dall'altra, soprattutto nel confronto della Rauli che stava indirizzandosi verso la rete, era importante questo tipo di... Sì, Oderzo ancora in superiorità numerica che deve sfruttare questa al meglio occasione, bisognerebbe migliorare un po' la qualità dei passaggi, poi giocatrici come Costa possono inventare la rete dal nulla, però bisognerebbe migliorare un po' la qualità dei passaggi per sfruttare questa superiorità. Volevo un attimo sottolineare la qualità del movimento della Costa, che si è proprio quasi praticamente sdraiata per ingannare e fare un tiro molto basso su cui la Luchin non è potuta intervenire. Rauli più centrale, Lucarini riceve da Stefanelli, Lucarini la sua elevazione porta al Mestrino segnare la sua 6ª rete del match e mantenere la squadra padovana direttamente in scia al Mechanic System. Sì, nessuna delle due riesce a scavare un break. Oderzo è avanti da un po' di 2 reti, ma non concretizza molte possibilità. Ecco, adesso palla al pivot e sarà certamente rigore. E seconda esclusione per Pugliese. Questa è pesante perché Pugliese gioca seconda nel 6-0 di Mestrino e quindi potrebbe essere pesante appunto a lungo andare. Mi piace perché la Pugliese stava giustificandosi con Lucarini, ma io l'ho presa solamente, invece la presa era ben... E ancora una volta, secondo rigore parato consecutivamente
dalla Lukin, veramente ha fatto la differenza quest'oggi. Lucarini, Rauli, che deposita questo importante rete, perché in inferiorità numerica riescono il Mestrino a portarsi meno uno. Sì, devono asciugare il campo. Sì, Oderzo ha sprecato effettivamente delle occasioni, tra cui i due penalty. Adesso attacca ancora in superiorità numerica, è importante andare a rete adesso. La differenza, la meccanica ha avuto due errori dal rigore, mentre il Mestrino ha avuto tre rigori e tutti e tre i rigori sono andati a buon fine. Un po' dubbioso su questo intervento, perché spinta che poi è finita addosso al... ha causato un sfondamento, ma era obiettivamente difficile da vedere. Anche perché l'arbitro l'ha fischiato da quella parte che praticamente non riusciva a avere, forse non ha visto la spinta. Esatto. Torna al completo la Mechanic System, rientra la Pugliara, su cui praticamente pesa la doppia esclusione. La Pugliese, su cui pesa la doppia esclusione. Sì, presumo potrebbero spostare Rauli a seconda. E questa volta Cappellaro con doppio pivot porta al Mestrino a raggiungere il pareggio. Troppe le occasioni sprecate dalla Mechanic System in questi 20 minuti e più di gioco, ne ha approfittato il Mestrino, che è il risultato più concreto. Sì, al momento questa è un'analisi corretta. Oderzo sta giocando una buona palla a mano e creando molto. Ecco qui, bella giocata per Duran, che in posizione di terzino adesso non trova l'opposizione che ha a terzino sinistro. Attacca ancora Mestrino con Cappellaro, che andrà probabilmente a inserirsi, ecco, adesso in doppio pivot, e con pazienza Mestrino cercherà di costruire. E in genere qui la difesa di Oderzo, che aspettava probabilmente il fischio arbitrale, invece le ragazze di Mestrino hanno continuato l'azione e trovato il quarto rigore del match. Siamo a circa 6 minuti al termine. Coach Cavallaro gioca. Allora, vorrei sottolineare l'esordio di questa ragazza di Musile, il gemellaggio con la società qui vicina, Angela Bardin, che non intuisce il tiro, ma è una ragazza giovanissima del 2005, quindi 15 anni. Risultato che ancora viaggia in perfetta parità dalla rete precedente messa a segno da Arasai Duran. Risponde l'Alibest Mestrino con questo rigore trasformato. Duran, Oye Svolt, prova a insinuarsi tra due giocatrici del Mestrino. La Cappellaro a Lucarini. Su di lei sandwich Di Pietro, Duran, attenzione al passivo, la Duran deve fare tutta da sola, non ha potuto imprimere più tanto effetto al tiro centrale. Looking risponde, Rauli riesce a recuperare questo pallone, Lucarini, Cappellaro risposta centrale, e attenzione in questo momento qua sul punteggio in 9-9 a 4 minuti e 10 secondi al termine. Coach Lucarini chiede il time out per chiamare le proprie ragazze a fare il punto della situazione.
Un match, come abbiamo avuto modo di sottolineare, di estremo equilibrio. Diciamo che le cose se le sono complicate, soprattutto le ragazze della Mechanic System, perché hanno sprecato parecchie occasioni. Innanzitutto i due rigori avuti a disposizione, su cui bisogna dire Francesca Luchin ha fatto veramente la sua opera, doverosa opera, quello, per quello è importante, e poi soprattutto il contropiede della Di Pietro, su cui ancora una volta la Luchin ci ha messo la sua, si è opposta a questo tiro della Di Pietro. E naturalmente con l'alibeste mestrino più concreto ha saputo sfruttare al meglio queste situazioni. Non so, non so. Non so chi che la fa il martico. Non ce l'abbiamo noi. Noi non ce l'abbiamo. Noi non ce l'abbiamo noi. Ancora in doppio pivot, mestrino. Ancora con pazienza Stefanelli e Lucarini. No, qui cerca il rigore Stefanelli, ma non c'è. Ed è con veloce contropiede con Coloredo. E con Loredo. E realizza. Coloredo che nel primo quarto d'ora sedeva in panchina, a sorpresa, forse non al meglio. Lucarini a segno, in giornata anche oggi Lucarini. Torna in attacco Oderzo, in situazione di parità, 10-10. Perfetto, aggiornato anche questo, allora andiamo con la Leonora Costa che cerca l'angolino in alto della porta difesa dal Francesco Luchin. Il pallone si perde sul fondo, ma è stato su di lei al momento del tiro, è stato commesso fallo. Di Pietro mantiene il possesso palla. Di Duran centrale si gira al momento del tiro, si interpone. Immagino adesso che avranno passivo. Infatti abbiamo sei passaggi, taglio in area di Brunetti, immagino. Cercava una soluzione in Doppio taglio, pivot. ma evidentemente passata in area. Mancano 1 minuto e mezzo al termine della prima frazione con l'Elbes Mestrino con la possibilità di portarsi per la prima volta in vantaggio in corso del match. Perfetta parità dopo 28 minuti e 30 secondi. Lucarini temporeggia, scarica su Rauli. Rauli accentra Lucarini. Cappellaro resiste alla Stefanelli. Stefanelli resiste alla spinta. Pugliese rimette in gioco Stefanelli. Stefanelli scarica su Lucarini, attenzione che qui scatta il passivo. Siedela Di Pietro. E Cappellaro porta Sì, l'alibest mestrino, prima grande volta. giocata in uno contro uno di Lucarini che mette in ritardo la difesa di Oderzo e trova il pivot. È stata una finta molto bella perché ha fatto sedere veramente la Di Pietro, eh. E ce ne vuole perché Di Pietro ha grande esperienza, ma la rapidità di Lucarini in questo caso l'ha messa in difficoltà. Spreca
La meccanica è in difficoltà in questi secondi finali, la squadra di casa, ne approfitta la Libeste Mestrino, Luca Reni, Pugliese, c'è un giro palla, attenzione a Stefanelli, Luca Reni va al tiro, muro ribattuto ancora da Stefanelli, da sola. Peccato, ha provato a qualche secondo alla fine a lanciare la Coloredo, ma il lancio era troppo profondo e le squadre vanno. Termina qui. Esatto, le squadre vanno a riposo con questo, diciamo, possiamo dire inaspettatamente, la Libeste Mestrino in vantaggio per 11-10 con, abbiamo detto, la squadra di casa che ha sprecato tantissimo in questo corso del primo tempo e dove naturalmente l'Albese Mestrino è stata molto più concreta e tutte le azioni che ha avuto a disposizione, anche azioni prolungate, perché abbiamo visto anche il giro palla proprio quasi al limite, se non oltre il momento del passivo, hanno cercato di trovare la soluzione, il momento giusto per penetrare la difesa opitergina, però alla fine il lavoro di Lucarini si è dimostrato efficace. Sì, evidentemente Mestrino, come nelle gare precedenti, evidentemente lavora molto su questa soluzione di doppio pivot e quindi con Lucarini e Stefanelli che hanno una rapidità nell'uno contro uno e con pazienza vanno a costruire i loro attacchi cercando poi appunto la soluzione del pivot o del tiro da fuori. Oderz abbiamo detto che ha sprecato un po', la gara è equilibrata, vediamo il secondo tempo come partirà. Esatto, la nostra curiosità è capire come Cavallaro riuscirà a intervenire su questa, sulla prestazione delle ragazze e soprattutto per una ripresa che sicuramente si prospetta molto accesa, molto pirotecnica. E con questo noi ci fermiamo qui, approfittiamo di un piccolo break e torniamo tra circa 10 minuti quando le squadre rientreranno in campo per la ripresa.
vantaggio di una rete. Si riprende il secondo tempo con il minutaggio che non si ferma, va avanti, per cui abbiamo anche il nostro live ticker con il punteggio da aggiornare 11-11, dunque perfetta parità in questo inizio di ripresa. Palla gestione padovana con Stefanelli, Mestino lancia, cerca il lancio per beccare la palla sinistra, però interviene Hoyerswold che interrompe il gioco e dunque Mechanic System può tornare a impostare nuovamente la fase offensiva. Hoyerswold, Duran, sulla Duran sta molto alta la Stefanelli per cercare di tenerla distante dalle possibili conclusioni di Pietro, si scambia con la Duran, ecco qui blocco sulla Brunetti, Aia svolta dunque il tiro, bloccata il braccio da parte della Cappellaro, si riprende con 9 metri di Pietro. Peccato, molto bello questo taglio della Brunetti, molto bravo però allo stesso tempo le ragazze del Mestrino che sono riuscite a interrompere quello che e sono riuscite in qualche maniera a interrompere questa fase offensiva da parte della Mechanic System, sfuma così questa possibilità, ma a questo punto l'Elbest Mestrino con Cappellaro, Pugliese che esce dalla Stefanelli, scarica sulla Lucarini, cerca palla e indovina a beccare la Pugliese, però resiste alla carica, ancora una volta gestione palla, attenzione al passivo, eccolo qui passivo per la sì, Lucarini che ho visto il primo tempo è in ottima giornata, andrà a trovare una soluzione per ovviare questo potenziale, questo potenziale. Grande parata di Lucchin sul tiro in doppio appoggio di Mestrino conduce sempre le danze di una lunghezza. 11 Mechanic System, 12 Mestrino. Cappellaro sfiora il pallone, perde così questa azione offensiva. La squadra del Mestrino, possesso palla Mechanic System di Pietro. Duran, su di lei. Non la molla la Cappellaro. C'è anche un fallo, attenzione, c'è anche un richiamo da parte dell'arbitro. Difesa asfissiante sulla Duran. In questo momento sì, con Cappellaro come previsto in settimana da chi è intervistato Lucarini da Mattia Monte, Cappellaro è l'ultima di Duran, ancora senz'altro, oltre alla Lucarini in fase offensiva, diciamo che la giocatrice che ha fatto la differenza quest'oggi è appunto la Lucking tra i pali da parte del Mestrino. Stefanelli, seguiamo questa fase offensiva da parte dell'Alibest, Rauli, Stefanelli, ancora Rauli centrale, Rauli, Stefanelli, cerca in qualche maniera la soluzione, Rauli cerca in qualche maniera di, lo vediamo, mantiene ancora il possesso palla
combattiva la ragazza del Mestrino, salta la difesa, molto brava, ha fatto la sua famiglia, è stata molto brava a mettere fuori gioco la di Pietro, sì, con una spinta di corpo verso destra, ha utilizzato Duran. Messino era sotto passivo. Duran si riprende con un 9 metri ad opera. Duran, attenzione al passivo, Duran va al tiro. È grande. Risolve il fallo, risolve il problema. Di tutto braccio sul primo fallo che prende. Sei minuti e 40 di gioco della ripresa con il Mestrino che mantiene la rete di vantaggio. Diciamo che finora in difficoltà soprattutto la Mechanic System nelle sue tentative di conclusione, molto brava la Pugliara a resistere, a passo palla, ma comunque l'ha riconquistata quella Pugliese. Cappellaro non è d'accordo sulla decisione di Gare. Qui si vede che Cappellaro non è un terzino ma un pivot, quindi nell'uno contro uno commette un sfondamento, anche brava quello Redo ad evidenziarlo. Cappellaro che appunto si presta a giocare un ruolo non suo per poi inserirsi in doppio pivot. E ora la Mechanic System ha la possibilità di gestire la palla per raggiungere nuovamente la parità dell'incontro. Brunetti, poi svolge il tiro completamente fuori dello specchio. Senza problemi Lucchini rimette in gioco con la possibilità dell'Alibasto Mestrino di tornare a gestire la palla in fase offensiva. Cappellaro sulla destra, Stefanelli centrale, Cappellaro con la Jevremovic sulla fascia destra, Stefanelli ancora centro. Sanzionata di Pietro per difesa in area sulla rotazione di Pugliese per coprire, ha evidentemente calpestato l'area, quindi questo è il fallo di rigore. Quinto rigore a favore dell'Alibesta. E ancora una volta Barbara Benigni imbattuta dai 7 metri. Due lunghezze di vantaggio. Il Mestrino sta conducendo inaspettatamente nei confronti della capolista Mechanic System. Duran guarda dove va ad essere sotto marcatura. Prova l'Eleonora Costa a tagliare e procurarsi lo spazio al tiro, ma su di lei fanno buona guardia. Grande difesa del Mestrino. E dietro era un passaggio in minuto. Poi svolta Di Pietro. Sbagliato. Sì. Mi permetto, dico inaspettatamente, nel segno di vantaggio, certo. Se guardiamo la classifica, l'esperienza potrebbe dire questo, ma Mestrino anche lo scorso anno ha reso vita difficile in casa di Oderzo ed è squadra veloce che può mettere in difficoltà chiunque. Certo, Oderzo deve cercare di rimettere a posto la gara. Ancora Mestrino in doppio pivot. Però diciamo che se la parte fondamentale su questa conclusione a tiro
è proprio quest'oggi la giornata non gira per la mechanic system, è lì proprio la parte più cruciale. Sì, e vediamo la differenza poi sul risultato. Oggi cinico, preciso, palla fino al limite del passivo. Questa volta Barbara Meneghin riesce a respingere la conclusione dall'ala. Oggi c'è poco, ci sono anche poche ripartenze di Oderzo, in prima e seconda fase, che avevano caratterizzato le gare precedenti anche per le coperture di Messina. Si lamenta Duna per il taglio. Deve fare, riprendo la squadra sulle spalle che vedo di risolvere. Duna con una grande giocata tra passi, elevazione, finta di tiro, palleggio, poi entrata da scuola di pallamano, quello che cerchiamo di insegnare ai nostri piccoli bambini. Grande giocata. E la meccanica riduce a una sola rete il passivo. Cappellaro scarica sulla Stefanelli, Lucarini centrale, il tiro viene battuto dal muro, trattenuto, rilancio della Di Pietro, Brunetti, quello che succedeva prima, esattamente questo dicevo, buone difese, questa è stata una buona difesa e ripartenze veloci, questa è una caratteristica che Oderzo ha e finora non ha mostrato se non in quest'ultima occasione. E quando esattamente siamo al 42esimo minuto di gioco, con in pratica 12 minuti della ripresa, la Mechanic System è riuscita a riportare l'incontro in parità. Gestione palla in fase offensiva da parte dell'Alibest Mestrino Pugliese. Stefanelli cerca di saltare per ricevere palla alla Cappellaro. La palla giocata da Duran è uscita prima che Meneghin riuscisse a intervenire, sì, esatto, quindi angolo per l'Alibest espresso Mestrino. Lancio molto lungo da parte della Jevremovic. Lucarini non riesce a fare il lancio giusto. Di Pietro questa volta tosta al momento del tiro, il tocco del Cappellaro è stato fondamentale, non è d'accordo per chi è stato l'ultimo a toccare la palla. E le proteste di Lucarini, temo che essendo già unito nel primo tempo ora subisce una sanzione di e questo comporta, e quindi questo comporterà che una giocatrice del Messino dovrà lasciare il campo per 2 minuti. La contestazione era sul fatto che l'arbitro ha visto un tocco di Evremovo o di Cappellaro sul contropiede di Costa. Onestamente da questa posizione non abbiamo potuto vedere perché eravamo coperti dalle giocatrici, ma l'arbitro era vicino, quindi presumiamo abbia visto bene. Esatto, era praticamente a 2 metri di distanza e ha subito segnalato il possesso palla nei confronti della Mechanic System. Animi in questo momento riappacificati in panchina, a parte del delegato che ha richiamato l'attenzione degli arbitri, e dunque Lucarini, oltre al cartellino giallo, ha subito i 2 minuti e sono costati l'inferiorità numerica alle sue ragazze. 14-14, si riprende alla 40, deve approfittarne. Assolutamente deve approfittare della superiorità numerica. Duran, Di Pietro, Oyeswald. Di Pietro cerca la soluzione sulla Colloredo, purtroppo era un passaggio un po' forte e comunque Colloredo ha anche marcata. Marcatura molto alta. Cappellaro si scontra con il fisico possente della Duran, che si fa largo e naturalmente
deposita, approfitta di questa rete per portare nuovamente la Mechanic System in vantaggio in questa prima volta nella seconda frazione di gioco, dopo essere rimasta lungamente in vantaggio nel corso del primo tempo. Svanisce la soluzione da parte della Libesta, scarica di Pietro questa veloce di partenza, Oyesvold non perdona, 16-14 alla Mechanic System, ha approfittato pienamente questa situazione di vantaggio numerico che sì, Zuccherini ha creato. Sì, il parziale di... E qui ci sono 2 minuti e la presa sì. Della maglia tirata giù corretta. Il parziale di 4-0 per Oderzo, che di cui gli ultimi 2 in superiorità numerica. Con Duran ancora una volta protagonista sia come realizzatrice sia come assist per le compagne. Ora 5 contro 5 in campo. Lucarini, Stefanelli, Colorino cerca di tenere alta, non ci riesce, molto veloce il mestino nel giro palla, interviene Di Pietro, blocca questa fase, lancio lungo della Di Pietro sulla costa che batte a tu per tu, non può fare nulla la Francesca Lucchin in questa incursione ravvicinata da parte della Eleonora Costa. Sì, adesso che ha trovato un nuovo sprint vitale, la svolta in questo sì. Momento è stata la svolta, questa inferiorità numerica che è costata veramente pesantemente, un passivo pesante nei confronti della Libesta, che in questo momento si trova sotto di 3 reti anche se in possesso palla. Adesso Messino è in superiorità numerica, vediamo come costruirà il proprio attacco. E qui non bene Oberto, sente la penetrazione centrale anziché eventualmente un tiro dall'ala. La Stefanelli 45 minuti e 50 secondi, 17-15, sempre un più 2 il risultato per cui la Mechanic System sta conducendo questo big match della quinta giornata della Serie A Beretta femminile. Leonora Costa resiste, cerca di prolungare questa situazione per soprattutto di deviazione, si ripartirà, dunque ancora possesso palla, gestisce al meglio il possesso palla la Mechanic System in attesa che la Brunetti possa rientrare in campo. 10 secondi, attenzione rispetto alle distanze con Loredo. Grande assist di Di Pietro, ma Eleonora si tira in un fazzoletto, però c'è stata un'abilità e furbizia, tira sul primo palo. Grande furbizia. Però diciamo che sono state sorprese soprattutto le giocatrici della Strina in questo momento. Sì, sì, in questo caso come prima un po' ingenuo Oderzo, stavolta Messina si fa sorprendere in questa occasione. 18-15, questo è il risultato che andiamo ad aggiornare in vista del 47esimo minuto di gioco, 17esimo minuto della ripresa. Lucarini cerca di appoggiare sulla Pugliese che resiste alla carica e riesce a depositare la rete numero 16, mantiene in corsa il Mestrino, 2 sole lunghezze separano, dunque il Mestrino ora a inseguire la Mechanic System. Sì, Mestrino che non voglia chiaramente, adesso le 2 squadre sono in parità numerica, vediamo adesso che finisce con l'uscita del pivot. Ma Mestrino duro in difesa. La difesa molto attenta soprattutto sulla Duran, escono molto la Rauli e anche la Stefanelli, la Brunetti passa il passo di corretto. Sì, ora Messino è più aggressivo su Duran
e Di Pietro dovrà essere Oyelsvold a costruire le maggiori azioni. Sembrava che dovesse scaricare il pallone la Stefanelli, invece la difesa si è aperta e lei è potuta andare a depositare per meno uno. Sì, classica giocata di Stefanelli che finta il passaggio e poi va in penetrazione. Duran, Di Pietro. Ancora una volta si alzano sul Duran e Di Pietro. Il taglio di Brunetti che finge ad abbassarsi. Quindi veramente questa è una delle soluzioni per abbassare la difesa avversaria. Duran. Pallone ribattuto. Duran resiste pallone, fa tutto da sola, si inserisce in mezzo con la mano sinistra, se hai notato. Va bene. Giocato con poche reti messe a segno, dunque un match abbastanza parco di reti. Sì, evidentemente i due allenatori hanno studiato bene la gara per annullare gli attacchi avversari e infatti le difese hanno la meglio sugli attacchi finora. Lucarini, spostata sulla destra, cerca di insinuarsi, resiste alla carica. 9 metri. Lucarini, Stefanelli, Gauli, Stefanelli, pasticcio col pallone, attenzione al segnale di passivo. Lucarini, Becca, riesce a far arrivare la palla alla Pugliese. E Rauli da quell'angolo non riesce a ingannare la sua ex compagna di gioco Barbara Meneghin e il pallone si perde sul fondo. Siamo esattamente al 51esimo minuto di gioco, il risultato rimane invariato, la Mechanic System ancora avanti due lunghezze 19-17. Che errore questo! Attenzione! Risolve la meglio, direvano da sola la Pugliese. E tutta la parte riesce a infilarsi nella difesa larga della Mechanic System che era tutta contro
sbilanciata in avanti e riesce a accorciare a meno uno. Lucadini spinge le sue, ma ci pensa Duran. Senza elevazione deposita questo missile 20 a 18 quando mancano 8 minuti al termine. Sì, Duran come sempre efficace e concreta in questi momenti delicati. Il pivot ha fatto abbassare un po' la difesa e Duran ne ha approfittato. Possesso palla con il maestrino Stefanelli che cerca in qualche maniera di far arrivare la palla al Cappellaro. Molto brave le ragazze della meccanica che in qualche maniera riescono a recuperare anche con una certa foga. Allora adesso hanno rinforzato la difesa sui pivot che Messino sta cercando molto. Mi aspetto che tiro giù da Lucarini adesso e Stefanelli. In attacco Colloredo si fa trovare ancora pronta. Brava. Si fa trovare pronta proprio nei momenti decisivi perché in questo momento qua è importante per la meccanica mantenere le distanze. Lucarini dalla panchina incita le proprie ragazze 21-18 più 3 le reti di vantaggio della Mechanic System sull'Alibest Mestrino Stefanelli con Lucarini. Stefanelli cerca di scaricare sulla Iremovic, la Colloredo si oppone, si lotta lì sulla zona centrale dove ci sono il doppio pivot con Pugliese e Cappellaro. Vedete adesso andando al tiro. Pugliese e allo stesso tempo chiaramente Barbara Meneghin si è opposta, però il fallo sulla Pugliese c'era tutta. Sì, vorrei sottolineare l'assist di Stefanelli che sembrava ormai fermata dalla difesa, invece ha fatto l'assist a Pugliese. E ancora una volta un po' di sfortuna per Oderzo. È il secondo rigore che riesce a respingere Barbara Meneghin e la seconda volta il pallone torna alla battitrice che riesce questa volta a insaccare e dunque aggiorniamo il risultato 21-19 e questa volta è coach Cavallaro a chiedere il time out a poco meno di 6 minuti dal termine con la Mechanic System in posizione di vantaggio 21-19 con l'Alibest che è riuscita a accorciare appunto su questa fase dei 7 metri ribattuti e dunque accorciare a meno 2, 21-19 quando mancano poco meno di 6 minuti al termine. Cosa a questo punto Lucarini chiederà le sue per questi ultimi minuti, visto che le energie sono poche perché hanno speso tantissimo, soprattutto in fase difensiva? Sì, diciamo che in questo momento la coperta è un po' corta, nel senso che quando Messino si alza su Di Pietro e Duran si scopre un po' dietro dove Colloredo si muove velocemente e riceve la palla. Al contrario, tenendo la difesa un po' più bassa, Duran è libera di tirare e raramente sbaglia. Quindi dovranno essere bravi le ragazze di Messino a fare uscite e rientri un po' più rapidi e cercando di collaborare sul pivot. Oderzo ha trovato a mio avviso adesso negli ultimi minuti la chiave giusta per attaccare la difesa di Mestrino. Vediamo il time out cosa ha portato alle squadre. Perfetto, si riprende tutta una tirata ora per gli ultimi 6 minuti di gioco. Di Pietro, Duran, Oiesbolt, Duran resiste sulla Di Pietro che cerca di beccare la Colloredo, però era un passaggio difficile questo da poter perfezionare. Lucarini salta, attenzione, la porta, pare abbia subito un infortunio, si lamenta la spalla. Resiste. E il Messino accorcia 21-20, la fase calda 5 minuti al termine con il Messino che fa sentire il fiato sul collo alla squadra pitagina. Duran, Di Pietro, Oiesbolda,
con Loredo ancora, io direi rigore e due minuti. Due minuti sulla Lucarini, una delle giocatrici fondamentali per il gioco di Coach. Sì, è uno dei due terzini con cui gioca Mestrino abitualmente. Due minuti senza Lucarini sono pesanti per Mestrino. Vediamo se Delzo andrà a segno per il... Però abbiamo sentito come la mano destra della Lucchin abbia toccato il pallone tirato dalla Duran, però il tiro era molto forte e la deviazione è risultata insufficiente. Due minuti di gioco con il Mestrino in inferiorità numerica, tra l'altro senza la Lucarini, Stefanelli, Rauli, la Pugliese è spostata sulla fascia sinistra, Stefanelli cerca un pertugio su cui praticamente ora si ha attenzione al passivo, Raoli va al tiro, colpisce il palo, torna la Pugliese che prova ancora una volta il secondo palo, si difende così la Mechanic System con questa doppia conclusione del Mestrino e il palo interviene a favore della Barbara Merighini. Sì, esatto, un po' sfortunato qui Mestrino al tiro, ma la difesa di Oderzo che approfitta della superiorità numerica per chiudersi ancora di più sul tiro. Di Pietro, ogni volta il suo mancino. Ecco, finora diciamo che la Francesca Lucchin ha avuto difficoltà finora solo sul tiro della Oyeswold, anche su Duran. Diciamo che Lucchin è stata molto efficace sui tiri ravvicinati e sui rigori, sui tiri da fuori un po' meno. Possesso palla Mestrino, Comoredo cerca di intervenire la posizione della Stefanelli, ma non è sufficiente che alla giocatrice padovana di depositare il meno 2, 23-21, rimane in scia la squadra padovana guidata da coach Giuseppe Lucarini. Oyeswold, Duran, il pallone sfiora il palo, Coloredo, il salto da Lucarini che scarica sulla Iera Venezia, attenzione l'arbitro oggi segnala posizione di area. Sì, da questa posizione non abbiamo visto, ma evidentemente errore grave, importante di Evremova, che poteva riportare ancora a meno uno, ora di nuovo squadra in parità numerica. Parità numerica, time out, anzi è il delegato che richiama ancora una volta. Sì, dai, 10 minuti. Cartellino rosso per coach Lucarini, che purtroppo deve abbandonare il campo. E naturalmente dovrà uscire anche una giocatrice fino al termine, visto che mancano meno di due minuti. Esce Carolina Rauli. Sì, sembra. Sì, esce Carolina Rauli. Si complica la situazione della Mestrino. Si complica completamente questi ultimi minuti di gioco il Mestrino, che è sotto di due reti e c'è polemica anche nella posizione che Giuseppe Lucarini ha assunto, per cui viene fatto allontanare direttamente dallo spazio della palestra e deve occupare lo spazio del corridoio d'ingresso. E dunque una situazione prolungata con
il Mestino che deve giocare le ultime battute, gli ultimi due minuti in inferiorità numerica. Schermaglie che prolungano la situazione del gioco per l'allontanamento di Giuseppe Lucarini dal campo. Gli arbitri hanno seguito le richieste del delegato fiscale fino alla fine, ma alla fine si riprende il gioco con la meccanica in vantaggio di Guareti e anche in superiorità numerica Brunetti. Ribattuto, fa buona guardia Gianluchini. Sì, era un tiro molto importante, avrebbe probabilmente chiuso la gara sul più 3, ma ancora una volta sui tiri ravvicinati Luchin si è dimostrata formidabile. Ora un minuto e 40 alla fine, Messina attacca in inferiorità numerica e dovrà trovare abbastanza rapidamente il gol del meno 1 per provare, immagino, poi una difesa seppur rischiosa ma molto aggressiva per non concedere a Oderzo di portare la gara al 60esimo in tranquillità. Esatto, un minuto e 40 di gioco che ancora deve essere consumato qui sul parquet del Palamasotto di Oderzo per quello che era il primo incontro di programma quest'oggi della quinta giornata della Serie A Beretta femminile. Un incontro molto acceso, un incontro godibile nel quale abbiamo visto due squadre che sono affrontate veramente a viso aperto e con soprattutto il Mestino che ha dato veramente grande vivacità soprattutto alla sua difesa. Sì, aspettiamo magari la fine a fare dei commenti, ma Mestino assolutamente degnissimo di questa gara e di giocarsi fino alla fine con Oderzo capo classifica. Il pallone passa tutta la difesa, finisce alla Jeverovic che rimette in gioco. Qua difende molto bene il pallone pugliese Stefanelli dal tiro. Il pallone inganna la appunto. Adesso Messino cercherà una difesa aggressiva ma in inferiorità numerica, quindi sicuramente si scoprirà in qualche punto. 50 secondi di gioco. Brunetti, poi svolta Duran. E ribatte, attenzione, Lucarini, riparte, può buttare il contropiede. Lucarini mantiene possesso palla. Jeverovic. Lucarini. Stefanelli. Devono giocare gli ultimi 20 secondi e sfruttarli fino alla fine. Lucarini. Jeverovic. Lucarini. Attenzione passivo. C'è un fallo. Attenzione. Questo tiro. Finale. Non riesce il Mestino a raggiungere il pareggio. Una giocata questa che ha visto in sofferenza soprattutto la Mechanic System, un finale che poteva gestire in maniera un po' diversa. Sì, come detto, tutto previsto, cioè Mestino a rete per il meno uno in modo veloce, poi difesa aggressiva, e purtroppo Oderzo ha affrettato la conclusione e ha consentito una seconda fase a Messina, poi Oderzo bravo a coprire e a difendere fino al tiro finale non irresistibile di Messina. Vittoria tutto sommato a mio avviso giusta, ma onore e merito a Messina che ha veramente messo in difficoltà la capolista oggi. Erano le parole di Andrea Regalin a chiusura di questo commento di questa partita molto entusiasmante che si è consumata quest'oggi al Palamasotti con la capolista
Mechanic System che mantiene il punteggio pieno, e l'Alibest Mestrino non è riuscita a compiere lo sgambetto al capolista per buona parte del finale del primo tempo e soprattutto dell'inizio della ripresa. L'Alibest Mestrino ha condotto in vantaggio anche di 1-2 reti, però poi c'è stato un passaggio fondamentale in cui il Mestrino, in inferiorità numerica, se ricordate quel 2 minuti inferti prima volta a Lucarini, costata l'esclusione di una giocatrice, ha permesso al Mechanic System di filare un parziale di 4-0 che ha ribaltato completamente l'incontro, e con quel e dopo aver conquistato nuovamente il comando dell'incontro l'ha portato sino al termine. Termina così questo match 23-22 dalla Palla Masotti di Oderzo. È tutto, tra poco procederemo con le interviste e poi naturalmente le faremo partecipare sui nostri social e le potrete trovare anche presso gli altri canali della Palamano. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.
Siamo al termine di Mechanic System Oderzo Alibest Mestrino, il match clou della quinta giornata, un Alibest che è arrivato a Oderzo per cercare di tentare di fare lo sgambetto alla capolista, un match molto bello, molto tirato, molto intenso. Siete andati un po' in difficoltà, coach Cavallaro? Non so, forse per secondo mestiere faccio il mago. Sì, avevo già io avvisato da subito, dopo la partita con Salerno, avevo avvisato le ragazze che tutte le partite, non parlo di una, di una, tutte le partite vanno giocate con una concentrazione a mille, a palla. Perché si vede quello che poi succede in campo, che basta un attimo di deconcentrazione e puoi rischiare anche di buttare tutto, di perdere la partita. Le ragazze l'hanno voluta subito, diciamo, questa vittoria, perché si vedeva che nei momenti particolari, quando ingranavano un po' di marcia in più in difesa, mettevano in difficoltà questa bellissima squadra. Non mi stanco mai di dirlo, è una buonissima realtà, ha fatto un bel risultato in Europa e dobbiamo anche dirlo e cantarlo a tutti i tempi, perché una squadra italiana che fa risultato in Europa e supera un turno e dobbiamo parlarne. Per la nostra partita ho sempre detto che tutte le partite vanno giocate con la massima concentrazione. Soprattutto nel corso del primo tempo avete peccato, soprattutto in fase conclusiva, bene in difesa, ma però soprattutto in fase conclusiva avete buttato al vento parecchie conclusioni, contropiedi o anche gli stessi rigori sbagliati, e forse lì che praticamente potevate già creare un primo gap nei confronti del Mestrino. Sì, hai ben detto, la partita si è incanalata su questa situazione, dove i nostri errori sotto porta hanno fatto sì che il Mestrino rimanesse sempre lì e che nei momenti particolari, vuoi una palla persa, vuoi un errore nostro, e allora si arriva a questi momenti così concitati con punto a punto, dove l'esperienza naturalmente deve fare da padrona. A parte la grande prestazione di Arasai Dura, anche quest'oggi fondamentale al tiro, è stata anche la giornata di Tina Hoyerswold, soprattutto nel corso della fase iniziale del match, è quella che praticamente ha sbloccato e ha cercato di mantenere un buon ritmo. Sì, Ara, nulla da dire, nei momenti diciamo un po' particolari ci tira fuori il coniglio dal cilindro e la mette dentro. Tina oggi a sprazzi, un po' a piccoli passi, sì che ha sbloccato il risultato, ha fatto un gol importantissimo al secondo tempo, ma a margini di crescita incredibili, e stiamo cercando sempre di farlo inserire in un concetto di pallamano italiana che è diverso da quello europeo. Perfetto, ringraziamo dunque coach Cavallaro, ricordo il risultato finale con cui la Mechanic System Oderzo ha battuto la Alibest Mestrino 23-22, risultato finale primo tempo, vedeva l'Alibest Mestrino in vantaggio di una rete 10-11, e poi è stato fondamentale agguantare subito il risultato nel primo scorcio della ripresa. Sì, infatti il primo tempo abbiamo finito un gol sotto, ma ho visto le ragazze sono entrate nel secondo tempo con un po' più di sicurezza e un po' più di calma, e hanno la cosa che mi fa molto più sperare bene, che quando andiamo sotto di 2-3 gol la squadra non si disunisce, cerca sempre di fare il proprio gioco, ed è lì penso che sia un punto di forza della Mechanic System. E adesso questa settimana lavoriamo sui dettagli, abbiamo una settimana di riposo e poi infrasettimanale arriva Bersanone e lì dobbiamo sfoggiare un'altra super prestazione. Grazie a coach Cavallaro. Semplice, sì, dai. Non parliamo degli arbitri. No, beh, noi non tocchiamo mai gli arbitri. Non tocchiamo mai il commissario. Noi guardiamo
proprio ci concentriamo sulla partita, facciamo sui dati essenziali, va bene? Ok, pronto? Siamo al termine di Mechanic System Alibest Mestrino, terminata 23-22, con primo tempo in cui l'Alibest praticamente è riuscita a chiudere la prima fazione in vantaggio di una rete e poi praticamente la situazione si è ribaltata nel corso della ripresa. Un primo tempo che vi ha visto in difficoltà nella prima parte, ma poi siete usciti soprattutto nelle difficoltà che la Mechanic System aveva soprattutto in fase offensiva e a concludere la rete. Una grande prestazione quest'oggi del vostro portiere Luchin. Sì, sì, sicuramente Francesca ha parato bene, ma tutta la difesa, tranne diciamo i primi 10 minuti, abbiamo preso un po', come si dice, abbiamo preso le misure e poi siamo riusciti, come volevamo, come speravamo, a limitare al massimo le giocatrici dell'Oderzo, soprattutto la Duran, la Di Pietro, che sappiamo essere le principali artefici delle realizzazioni dell'Oderzo. Partita lottata punto a punto, tranne in qualche istante, però complimenti all'Oderzo che l'ha portata a casa e complimenti anche alle mie ragazze, perché sono sempre, anche nei momenti di difficoltà, abbiamo avuto a metà del secondo tempo il momento forse più critico, a parte l'inizio, e in cui si è andati sotto di 3, mi pare, però poi sono riuscite sempre a riprendere energia, forza e a continuare a difendere bene. E poi insomma, diciamo che è finita con chi ne ha sbagliato una di meno. Io durante la telecronaca con coach Regalin abbiamo più volte sottolineato la difesa molto aggressiva che teneva distante sia la Di Pietro che la Duran da poter andare al tiro. Avete speso tanta energia soprattutto in quel frangente, perché quel tipo di difesa costa naturalmente fatica, costa sudore alle ragazze, però alla fine abbiamo visto che hanno tenuto bene sino alla fine. Sì, sì, beh, credo che insomma costa anche a livello mentale difendere sempre così, con aggressività e con voglia di impedire alla squadra avversaria di fare tranquillamente quello che vuole, però credo che contro Oderzo non ci siano tantissime alternative, perché noi non abbiamo una difesa, diciamo così, con delle presenze, anche ragazze alte, ragazze forti, quindi questo è il nostro, che poi è anche quello che ci piace fare alla fine. Sicuramente è dispendiosa, sicuramente poi in attacco paghi qualcosa, però insomma. Nella ripresa soprattutto è stato un passaggio fondamentale le penalità, i 2 minuti di sospensione che sono costate l'esclusione di una ragazza in particolare, che ha permesso poi all'Oderzo di infilare un parziale di 4-0 che praticamente ha ribaltato il risultato. Se potesse tornare indietro? Ma se potessi tornare indietro sicuramente, vabbè, non farei, in realtà non farei tante cose diverse, perché non mi sento, diciamo, mi sento responsabile nei confronti della squadra, perché sicuramente i 2 minuti e il rosso alla panchina sono cose che si possono sempre evitare, però non mi sento, non vorrei parlare di queste cose, però effettivamente hanno inciso poi sull'andamento tecnico della gara. Non è stato, lo dico io e quindi chiaramente è la mia opinione, che dopo però è stato esagerato sicuramente. Diciamo che alla fine poi il Mestrino in questi ultimi giorni è contornato sempre di complimenti e congratulazioni, perché avete anche passato quel turno in Europa, per cui diciamo si è visto una squadra ben strutturata, ma soprattutto ha dei meriti, perché superare anche un turno in Europa vuol dire molto anche per la pallamano italiana. Sì, sì, beh, sicuramente è una cosa che fa piacere a tutti, e anche fa piacere soprattutto che abbia fatto piacere un po' a tutto il mondo della pallamano italiana questo nostro risultato. Qualcosa abbiamo lasciato lì anche in termini di infortuni e di acciacchi, perché è stata una partita bella combattuta, però
Però devo dire insomma, che qua ce la siamo giocata fino alla fine, avevamo anche il pallone del pareggio e purtroppo dico, Oderzo ha fatto bene quel che doveva fare, certo. Perfetto, ringrazio Giuseppe Lucarini, coach dell'Alibeste Mestrino, grazie e buon rientro a casa. Grazie a voi, arrivederci.